Buongiorno amici, qui è Carlo Martini Semistrani e oggi voglio farvi vedere un po', visto che me lo domandate spesso, come incide la grandezza del vaso sulle piante. Questi sono due Carolina Reaper che sono stati seminati il 26 gennaio 2020, quindi hanno 6 mesi e qualcosa. Quello a destra è un vaso da 18 litri, questo. Mentre quello a sinistra è un vaso da 6 litri e mezzo. Ora vedete, prendendo in considerazione solo diciamo dalla chioma, la pianta nel vaso a 18 litri sostanzialmente direi che è più del doppio. Però la mia considerazione è questa: in questo vaso da 6 litri e mezzo la pianta è comunque venuta, e siamo ai primi di luglio, quindi è ancora, crescerà parecchio, è venuta comunque molto bene direi. Vedi, qui c'è qualche frutto, ecco quello forse con la forma più classica, con la codina, e questo è il vaso da 6,5 litri, mentre il vaso da 18 è molto rigoglioso, come vedete è enorme, e questi sono i frutti. E ecco qua, questo lo togliamo. Quindi, ricapitolando, in un vaso da 15-20 litri si ottengono questi risultati, in un vaso da 6-8 litri si ottengono comunque dei risultati ottimi, perché comunque sia una ventina di frutti, questa te lo fa, è una ventina di Carolina Reaper, una è posta per un bel po'. Quindi amici, questa è la differenza: un vaso da 6 litri e mezzo e un vaso da 18. E per oggi da me e da mia amicina Maku, che è rimpiattata lì nel buio, è tutto. Arrivederci.